Era lo stesso col quale Salvini 2 giorni fa ha fatto la fotografia a Pesaro, venendo a Pesaro. Il sindaco di Pesaro Matteo Ricci è convinto. Sotto casa sua c'era anche il ristoratore Umberto Carriera, leader del movimento Io Apro. Mentre da Torino mi apprestavo a collegarmi su Rete 4 a Zona Bianca, commentato il primo cittadino, ho ricevuto da casa la notizia che centinaia di persone si erano assembrate nella via in cui abito, urlando, citofonando e creando disagio. Che vergogna. Ricci, presidente di ALI e coordinatore dei sindaci PD, ha anche postato sul profilo Facebook una foto dei manifestanti, molti in queste ore messaggi di solidarietà al sindaco dalle forze politiche ai cittadini. Volevo intanto ringraziare tutti coloro che hanno espresso solidarietà in queste ore da parte mia e della mia famiglia. Volevo anche dirvi però che ho dato mandato all'avvocato per denunciare tutti. È inammissibile che vengano a manifestare sotto casa del sindaco, violando la libertà personale della mia famiglia, spaventando i miei figli, ed è la dimostrazione di che idea di libertà hanno. In verità sono degli squadristi e sono anche dei vigliacchi, perché io a casa non c'ero. Dall'altra non sarà difficile individuare i responsabili, perché i social sono pieni di foto, di video, addirittura il capo del movimento Io Apro ha fatto una diretta Instagram davanti al portone di casa mia, ed anche per questo ho deciso di scrivere al ministro Lamorgese, perché è stata del tutto inadeguata la gestione dell'ordine pubblico. Com'è possibile che sia stato permesso un corteo fino a sotto casa del sindaco? Com'è possibile che per quasi 40 minuti siano stati a suonare il campanello, ad urlare sotto casa della mia famiglia senza che nessuno sia intervenuto? È una cosa inaudita, proseguito Ricci, ed è la dimostrazione che i sindaci sono esposti in prima linea su tutto. Noi chiediamo semplicemente serenità per noi, ma almeno per le nostre famiglie. E quello che è successo a me può succedere a tanti sindaci, quindi spero che il ministro Lamorgese prenda i provvedimenti necessari. Se poi volevano intimidirmi, hanno ottenuto l'effetto contrario, perché come ha detto il presidente Mattarella, vaccinarsi è un dovere, il Green Pass è uno strumento utile per incentivare la vaccinazione, per garantire sicurezza sanitaria e per garantire ripresa economica, perché noi non vogliamo più richiudere, vogliamo andare avanti con la stagione turistica e far sì che ci sia una crescita duratura nel nostro paese e nella nostra città. Non ci intimoriscono, ieri hanno dimostrato di che pasta sono fatti, noi andiamo avanti per la nostra strada.